Quindi ragazzi, era pronto per Groove of Shrooms. E quindi ragazzi, iniziò come al solito, tutto tranquillo fino adesso. Iniziò a mettere le torce. Cercò di fare sempre più veloce che poteva perché c'erano altri creeper di qua. Tentò di andare un pochino avanti. Ok, no, c'è un po' esplosioni dappertutto. Allora, prima operazione, ragazzi, lo spawner visibile. Ma visto che dovevamo toglierli velocemente perché cadevano da sopra, allora ha bisogno del miner. Penso che aveva bisogno del miner. Perfetto, guardate com'era efficace. Ok, doveva mettere sicuramente altre torce. Potevo morire da un momento all'altro. Eccolo là, quindi. E doveva passare velocemente, ragazzi, perché non era sicuro. Ecco qua, mise torce che poteva. Quindi sicuramente avrebbe dovuto creare un varco più grande. Dobbiamo sempre illuminare sopra. Voleva restare bloccato qua tra le macerie. Allora, vide un po' cosa doveva fare. C'erano molti creeper sicuramente. Ah, ciotola vuota. Perfetto. Deve scendere e risalire. Uno zombie. Ok. Altri mostri. Attenzione. 5 torce da mettere, ragazzi. Fece una bella corsa. Là c'era. Guardate cosa c'era. E c'era la vittoria, ragazzi. Si prese un orange wool, solo che naturalmente aveva qualche problemino. Cosa c'era qua? Ah, guardate, c'era delle mucche, molto bene, del materiale, non c'era neanche una golden apple, ragazzi. Che premio era mai questo? Che premio era mai questo? Allora, deve rifarsi un po' di energia. Ok. Fortuna aveva con sé lo stufato che gli ridava energia. Ok, perfetto. Adesso ci poteva già provare. Non sarebbe stata facile, ragazzi. Ma ce l'avrebbe fatta, lo sapeva. Gli avrebbero fatto molto male, ma ce l'avrebbe fatta. Non si sarebbe fatto intimorire. Ce l'avrebbe fatta e ce la fece. No, ragazzi, no. Attenzione, c'era un problema.
ce la feci, ragazzi, perfetto. Ce la fece. Comunque. Perfetto, perfetto, ragazzi, l'Orange Wool era il monumento della vittoria. Quindi quest'atto di coraggio era stato premiato. Allora, ragazzi, Folle Piano. Avrebbe funzionato, non avrebbe funzionato, non lo sapeva. Era bene, ragazzi, aspettare un attimino perché voleva almeno mettere a posto la parte iniziale, la parte iniziale dell'entrata, per poi penetrare all'interno con un gesto folle. Perfetto, ragazzi. Quindi ok. Doveva naturalmente prendersi un bel po' di stufato. Era una bella scorta. Ok. E va bene, 48 torce, ragazzi. Ok, c'è un altro Silverfish. Non l'avrebbe preso, non l'avrebbe pizzicato. E ok, quindi beve la pozione. Scusate, va bene, aspetto un attimo. Era bene avere l'entrata sgombra, ragazzi, per poter dopo tornare, altrimenti sarebbero stati guai. Ok, vediamo un po' com'era la situazione. Perfetto. Ok, adesso era solo correre, ragazzi. Soprattutto doveva mettere le torce lungo il percorso che lo portava al bonus. Ok, c'era la strega là, era meglio non beccarsi una pozione di veleno, altrimenti gli sforzi sarebbero stati inutili. Molto bene, ragazzi, molto bene. Adesso sì che ha funzionato la cosa. E aveva ancora un po' di regeneration. Molto bene, perfetto, molto bene. Aveva 37 secondi di regeneration. Ok. Va bene, decise di provarci di nuovo, dai. Comunque ha bisogno di un maggior numero di punti di accesso perché vedeva che il problema era più che altro nel ritorno, era un po' lento nel ritorno e questo avrebbe potuto dare dei fastidi quando tornavi indietro. Ok, perfetto, abbiamo messo tutte le torce. La strega era arrivata fino a là. Adesso il problema era solo tornare indietro. Sperare di non incontrare nulla nel suo cammino. Perfetto, ce l'aveva fatto, ragazzi. Anche questa era andata. Molto bene, molto bene, molto bene, ragazzi. Attenzione, Creeper. Batté il Creeper. C'erano zombie là in fondo. Poteva buttarsi adesso. Non poteva però indugiare perché sarebbe morto. Ok. Quindi parte centrale, ragazzi, l'aveva fatta.
risalire. E abbia avuto sicuramente un contrattacco dei nemici. Allora, poteva procedere. Aia, uno scheletro, ragazzi, questo non era una buona cosa. E aveva, ragazzi, guardate qua, un'entrata. Quindi poteva usarla per come punto di rientro in caso di problemi. Chiaro che non era un buon punto per entrare nella zona di battaglia perché si sarebbe trovato molto male. Molto bene, e ci provò. Ci provò. Un altro attacco, ragazzi. Un altro attacco. Naturalmente qua era super pericoloso. Super pericoloso. Ai ai ai, questa era brutta, ragazzi. Doveva attirarli dall'altra parte. Era molto buio. C'era di là l'entrata alla stanza della vittoria che aveva già preso in precedenza. Ok, ora di scappare, ragazzi. Penso a un lancio, ma ce la poteva fare anche senza. Ce la poteva fare anche senza, forse. Sì, e ce la fece, ragazzi. Ottimo, ottimo. Allora, ragazzi, quindi io direi che non mancava molto per la conquista totale della stanza. Non mancava molto. Per la conquista totale della stanza. Era bene non essere preso di sorpresa. Deve avere almeno l'entrata libera. Ok. Poteva buttarsi. Attenzione, attenzione, creeper. Esplosione. Era ancora molto affollata questa. Aia, due scheletri, questo non era una bella cosa. Ok, guardate, era abbastanza libera la situazione. Aveva conquistato quasi tutto. L'unico problema è che era pieno di mob a causa dello spawning. Ok, perfetto, quindi purtroppo alcune zone non le poteva raggiungere perché era molto buio. Deve solo trovare l'uscita adesso. Ed eccola qua, perfetto. Io direi ragazzi che la stanza era conquistata, non penso ci fosse ancora di più da vincere di qua. Comunque il capitolo non l'aveva ancora trovato e sarebbe magari tornato in futuro per riprenderlo. E adesso la cosa che gli interessava, ragazzi, era riportarsi la mucca alla base. Almeno al momento della vittoria sarebbe stata un po' lunga. Ah, però scusate, ragazzi, là nel quindi stai dicendo là. E alla fine del percorso, ragazzi, c'era una cosa molto interessante. Ed era, ragazzi, delle uova di mucca fungifera. Quindi sarebbe stato più facile che trasportare tutta la mucca con il lazzo fino al momento della vittoria. Adesso l'unico problema era purtroppo arrivare di nuovo di là perché si erano generati molti mobs. Si erano generati molti mobs, non sarebbe stato facile arrivarvi. Queste superfici erano proprio fastidiosi.
La mucca se ne andò. Ok ragazzi, porta libera. Era solo correre dritti e tutto sarebbe finito, ragazzi. Era solo una corsa verso la vittoria finale. Perfetto. Molto bene, ragazzi. Prese le uova e corse via. Lanciò l'occhio la Jovender. Molto bene, guadagnò un po' di terreno ed aveva fatto, ragazzi, c'era riuscito. Spero che non ci fossero ostacoli. Perfetto, ce l'aveva fatta. Aveva riportato, ragazzi, un creeper all'ultimo momento. Naturalmente, sempre non poteva mancare. Ok, però ce l'aveva fatta e festeggiò. Aveva riportato, ragazzi, anche questo trofeo, quest'ultimo trofeo, ovvero Spawn Mushroom. Spero che la mucca non despawnasse fuori. Comunque, in ogni caso, spawnò solo una mucca e l'altra la tenne per ogni evenienza, però avrebbe potuto farle riprodurre con le Golden Apple, ma non era, non aveva ancora, non aveva a portata di mano tutto quello che gli serviva. E va bene, quindi vittoria, un'altra vittoria per il nostro eroe nel suo sogno. Deve togliersi questo scudo. Ehi, mucca, mucca, mucca. Era lontano dappertutto. Eccolo qua. Perfetto ragazzi, molto bene, fu un'altra vittoria, perfetto, quindi tornò ed era pronto ragazzi per la prossima mappa, però prima doveva fare una cosa ragazzi, quindi per adesso le Intersection 1 era stata completamente conquistata, quindi le tre stanze erano stati, quattro percorsi erano stati completati, almeno per quanto riguarda il trofeo. I libri poi sarebbe passato più avanti. E adesso quello che gli interessava quindi era trovare la Intersection 2 e aveva ancora una parte da esplorare vicino al Victory Monument. Ai ai ai. E quindi decise ragazzi che doveva fare il trasloco di questa base, di tutte le cose che aveva in questa base, nell'altra base. Quindi si guardò allo specchio, essendo un sogno, la sua faccia era diversa, e si sentiva un po' fuori linea. E quindi era ora, ragazzi, di andare all'Intersection 2, ragazzi. Si sentiva che l'Intersection 2 era molto vicina. Ok, decise di andare in avanscoperta. Magari sarebbe tornato qua poi più avanti. E si addentrò quindi alla scoperta del nuovo territorio, che era quel corridoio là in fondo. Cosa c'era là? Se lo chiese. C'era anche da mettere un paio di torce, ragazzi, perché eccolo là. C'era uno scheletro. Va bene, lo lascio perdere. E ok, guardate, quindi percorso illuminato, molto bene. Ed ecco qua ragazzi, Intersection 2, guardo se c'erano trappole e soprattutto, aia, lo scheletro l'aveva seguito ragazzi, eccolo là, l'aveva seguito. Va bene, quindi un po' una scocciatura però, e quindi ragazzi, Intersection 2. Molto bene, quindi c'erano altri tre percorsi, il primo si chiamava Arrow Castle, il secondo Lex Cavern, il terzo Legion Halls. E va bene, decise quindi, qua sotto c'era il vuoto sicuramente, decise che era ora di stabilire una base di qua, magari l'avrebbe messa in questo settore, quindi farsi una base e portare
e un bel po' di roba di qua, non avrebbe portato tutta la roba che aveva a disposizione. Va bene, il ferro era importante, ragazzi, per fare gli scudi. Allora, ragazzi, gli servivano delle porte. Il forno, ragazzi, per adesso non gli serviva, però magari più in là avrebbe deciso di farlo, forse. Gli servivano delle porte, però siccome era un sogno, lui sapeva, si sentiva che c'erano delle porte nelle vicinanze. Comunque, prima cosa vide, cercò se c'erano delle porte già fatte, disponibili. Non c'erano. E ragazzi, si sentiva che c'erano delle porte nelle vicinanze della propria base. Era un presentimento, ragazzi. Una cosa interessante sarebbe stata, scusate, avere del TNT. Guardate, c'era un pezzo di cobblestone. Quindi qualcosa c'era, ragazzi, di qua. Qualcosa c'era. E ragazzi, quindi appiccò la miccia. Sperando che non avrebbe fatto saltare il momento della vittoria. Era sbagliato mira. Va bene. Aia! L'aveva beccato invece. Ok. E andò a vedere cos'era successo di qua, quindi guardate. Guardate, guardate cos'era successo. C'era una stanza. Una stanza piena di zombie e di, naturalmente, silverfish. Eccola qua. E era piena di porte, quindi quello che gli serviva. Ok. E semplicemente, ragazzi, doveva scavare, far fuori il silverfish e cercare esattamente di non cadere qua. Di non cadere in questo posto. Ok, non poteva mettere mattoni. Poteva battere almeno una porta. Non poteva battere questo spawner. C'era un creeper. Ok, la situazione era complicata, ragazzi. Meno male che aveva la sua ascia. E poteva uccidere questi silverfish in maniera facile. Era ora di entrare in azione. Era più un massacro che una lotta. Chiaramente non doveva far esplodere questo creeper, altrimenti le sorti sarebbero mutate. Ed ecco la sua seconda porta, ragazzi, quella che gli serviva. Comunque, visto che c'era, decise di continuare la disinfestazione. C'erano delle scritte. Una bella carota. La scritta diceva: tre maggiore.
E vabbè, una scritta lasciata dall'amico Vex. Va bene. Comunque, l'importante, ragazzi, che aveva la propria fonte personale di porte. E di qua era ben illuminato, vero? C'era il rischio di spawning. Comunque, ha usato tutte le torce. Vabbè, comunque, non c'era rischio di spawning. Spiace per il monumento che si era un po' rovinato. E va bene, quindi prese le tre porte la carne di zombie guadagnata. E quindi si mise al sicuro, ragazzi, con delle porte. Molto bene, molto bene.